せ俺たちは行く夢のありかへ誰も置いてかないぜ。Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Unlimited World Red e non mi ricordo dove eravamo arrivati. Che novità. Allora, non ci gioco da un bel po', devo dire. Tanto stanno... sì, sono uguali i salvataggi. Di solito li copio sempre per sicurezza. Ciao, Yodoya. Bentornati. Sì, è un casino che non ci si vede. Allora, qualcuno di voi sa niente di pipistrelli? Ma no, Moria? Perona no. Pipistrelli? Si è sparsa la voce che al calar della notte in città appaiano dei grossi pipistrelli. Sono tutti preoccupati. Così ho iniziato le perlustrazioni. Stanotte andrò in piazza. Se scoprite qualcosa avvisatemi subito. Intesi? Va bene. Ma pure qua. Il signor Moria. Il signor Gecko. Ok, allora, chiudi i conti con Redfield. Chiudo i conti con Redfield. Pato, Pato, che c'è? C'è solo Pato. Che vuole? Pato, ciao, che c'è? Il mio capo deve essere la persona di cui tutti parlano. Se riuscissi a colpirlo con i miei veri sentimenti, sì, sembra uno che tiene sentimenti. Sì, sì, secondo me potresti farcela, sai? Spero che vengano anche Ruffy e gli altri, voglio che lo vedano, farò di tutto per farlo ragionare. Ma vuoi andare adesso? Io avrei altre cose da fare, tipo Moria? Vabbè. Non lo posso lasciare andare da solo, seguiamolo. Sì. Impegnati al massimo, ah, ok. Sì, ce la farai sicuro, fidati. Vuole andare a parlare con Red, quindi dovrei in teoria portarmi la squadra più forte che ho. Quindi facciamo così. Oh, che figo. Finale. Ho finito il gioco, no. L'Eterno e il Mortale. C'è anche la rima, tra l'altro, perfetto. No, ho finito il gioco, quindi. Tutti quanti? Pure loro ha sdoppiato pure Smoker ho visto passare, Akainu di nuovo, e Rubber, oddio. Vabbè, Dragon me ne frega niente, la roba più semplice da battere in mezzo a tutta sta roba. Oh, direi che ho fatto bene a portarmi Zoro e Sanji. Ah, ma quindi li fanno fuori loro e non devo fare niente. Ok, perfetto. E non potevi farlo anche nell'altra puntata. Ho preso tante botte da lui. Ora lo morde. Ah, il drago Cassio. L'obiettivo di diventare re dei pirati richiede una certa risolutezza. Il re dei pirati Gold Roger e il secondo in ordine di importanza Edward Newgate. Shiki il leone d'oro, Sengoku il Buddha e l'eroe Garp. I nomi che hanno lastricato la via della grande era dei pirati. Ho dovuto rinunciare a molte cose per superarli. Empatia, generosità, tutti i miei obblighi. Pato, cerca di capire. Averti al mio fianco era solo un'altra debolezza da superare. E noi stiamo aiutando sto procione rincoglionito a farsi amico di nuovo sto tizio che vuole ucciderci, tra l'altro, però vabbè.
Ho rinunciato alla generosità, all'empatia e ora rinuncio a te. Così finalmente potrò ottenere ciò che ho desiderato per così tanto tempo. Ma non era già abbastanza forte di suo, ci voleva anche il frutto del vampiro, perfetto. Immortalità, perfetto. Ma Yadoya! No! Cioè, non mi stava così simpatica, ma poverina, no! Corri, Sanji, corri! Vabbè. No! Ma cos'è? Ha fatto una bevuta, Sanji. Vampire の能力でな。戻ってきたぞ。若き日の力が。老いによって奪われた力が。見えるか。老いに敗れていった男たちよ。これが若さを取り戻した。 Andiamo, Ruffy, andiamo. Carica, carica. Wow, non ho visto lo schiva. E fugo via, gli tiro un pugno e fugo via. E non l'ho preso tutto in faccia, di nuovo. Porca paletta. Cosa fa? Oddio, che figata. Oddio, che figata. Non capisco più nulla, aiuto, non vedo niente. Non vedo nulla, mi gira intorno, mi gira la testa, signor Red. Stia fermo. Madonna, come faccio a colpirlo? Non sta fermo. Pattume. Aia, lo sapevo, ma non si vede un cribbio. Gli tiro un pugno dalla distanza. L'ho preso. Preso, dai, vai, Zoro, vai. Tutti addosso. Scappo via. Ecco, non ho fatto in tempo, Cassiarola. Scappa. La parola, Rubber, che poi ti cambio. Exo, cambiamolo. Ti è fregato. Devo far la guardia, però. Sì, vabbè. Ma è difficilissimo. Vabbè, direte, grazie al è il boss del gioco, perfetto. Scappa via. Ti attacco dalla distanza, anche se ti tolgo poco. Guardia tantissimo, ok. Guardia di nuovo. No, l'ho schivato. Non ho visto se l'ho schivato, Battume. No, dai, l'avevo schivato tantissimo. Le bugie. Vai con la parola. Vai. Nessuno di voi ha un attacco speciale, vero? Beh, ovviamente no. Oddio! Sì, lui aveva l'attacco speciale. Infatti l'ha fatto tantissimo. Vai, tutti addosso. Dai, però. Non esce guardia la seconda. Vabbè, ti pigli questa roba. Mi sa che scappa via. Non so se l'ho preso, ma ormai l'ho attivato. Ormai l'avevo attivato. Sì, l'ho preso. Sì. Scappo. E cambio. Almeno lui ha tutta la vita. Dov'è? Non lo vedo. Ok. Scappo. Che non vedo nulla. L'ho preso.
No, però la mina ce l'ha, ok. Ok, posso fare anche una cosa del genere, per esempio. Vai. Ok. Vai, 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 tutti addosso. Ce l'ha anche Zoro. No, Zoro non ce l'ha. Sarebbe chiedere troppo. Però non devo cambiare personaggio mentre le sto prendendo. Perché sennò è la fine. Scappo, e scappo, e scappo. E scappo. Scappo, scappo. E scappo di nuovo. Scappo, scappo. Hanno recuperato vita. Credo che sia la parola di Sanji che fa recuperare vita. Credo, Vorrei dire una cazzata. Ecco. Cacchio, io ho fatto cerchio. Però... è finita l'arena, è finita l'arena 6 metri prima, però lo staccionato è troppo, è più in là. Dai, 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 di nuovo, vai. Qualcun altro ce l'ha? No, nessuno. Lui? E figurati. Mentre le prende, ovviamente io cambio personaggio mentre le prende. Che figata quegli occhi, sono bellissimi. Però non lo vedo, mamma mia, mi gira troppo intorno, mi gira la testa. Grazie mille, non ci vedevo nulla, veramente è una roba troppo confusionaria quella. Dà troppo fastidio. E vabbè, la guardia doveva durare tutti e tre i colpi, però è imbecille. Capo via. Continuo a scappare via, non mi interessa nulla, ci penseranno loro. Vabbè. Scappa però, scappa via. Vabbè, ma no. Scappo, scappo, scappo. Perché ce l'ha con me? Ok. Vabbè, senti, pigliatelo. Muori, muori. Qualcuno lo colpisca. Colpitelo. Colpitelo subito. Subito. No, scappo, scappo. Questa è una cosa che adesso esplode, tipo. Ma si è rigenerata la vita. Cosa? Cosa? Aspettate, cosa? E chi non batte più sto qua? A me non si rigenera la vita, però. Aspetta che mangio, va. Ok. Smettila di inseguirmi nella nebbia. Fate qualcosa, ragazzi. Cioè, ma si può che sto mezz'ora a scappare e lui 6 ore a seguirmi? Palle! Muori! Muori! Dovevi morire! Ok. Non capisci niente. Cosa hai detto? L'età non conta, il vecchio Barbabianca era forte, molto più forte di te. Non dire assurdità, non era nemmeno l'ombra di quanto ero, di quanto era nel pieno delle sue, del suo fulgore. Madonna, non so più leggere. È impossibile che con i miei poteri e la mia immortalità sia inferiore a lui. Guarda che Barba Bianca era 1000 volte più forte di te. E non parlo solo di Newgate. Sengoku e Garp si sono ritirati quando l'età li ha resi più vulnerabili. Un giovinastro che non sa cos'è la vecchiaia non può sapere come ci si sente. Un altro round? No, ok. Oe, lui! Vedremo Rubber da vecchio. Oddio. Posso combattere con Rubber vecchietto? Tipo col bastone? No, oddio. Sono uno zombie. Sembro uno zombie tantissimo. Sto mettendo 6 ore a tirare un pugno, ecco, infatti. Alzati, Rufy, alzati. Ho fino gli occhi bianchi, cos'è? Ma è fighissimo. Ma sì, ma come faccio a schivarlo? Che devo fare? Oh, Issa, tiro un pugno. No, mi alzo. Alzati, glielo tiriamo subito stavolta. Vai, vai, tira il pugno, vai, vai, vai. Vabbè, ma allungati però un po'. Ti tiro un pugno. Tiè. Ancora. Tiè. Perfetto. Ancora.
Aia. Non sto leggendo mai. Il vecchio Barba Bianca ha mai rinunciato a qualcosa? Ha continuato a combattere. Nonostante tutte le ferite che ha subito, infatti, è morto in piedi quell'uomo. Non si è mai arreso fino alla morte. Non si è arreso nemmeno durante la morte quell'uomo. È morto in piedi, voglio ricordare. Ha salvato Ace. Ha fatto tutto. Ha salvato la sua ciurma. Non ha mai rinunciato a nulla. Sì, lo so, sono una brutta persona e mi odierete tutti in questo momento, però abbiamo finito il tempo. Quindi, come sempre, like e commenti al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo con la parte finale dell'episodio. Un saluto a tutti e buona giornata!